salve, buongiorno in musica e benvenuti alla nona puntata. Vi ricordo che se volete fare le vostre richieste musicali, scrivetele giù nei commenti e naturalmente noi saremo ben lieti di accontentarvi. Ma adesso passiamo subito a presentare la prima grandissima artista di oggi. Avrete capito dalla scenografia che sto parlando della mitica Patti Pravo, la divina, così giustamente viene chiamata dai suoi tantissimi fans che ha in tutto il mondo e non solo. Ma cominciamo subito, intanto vi faccio vedere questo, la sua autobiografia molto bella che io vi consiglio di leggere, che ha scritto e pubblicato nel 2017. Vi leggo qualcosa da questa bellissima autobiografia. L'eterna ragazza del Piper si confessa per la prima volta in un racconto che ci fa rivivere gli anni ruggenti della nostra storia e ci consegna l'autoritratto intimo e sincero di una donna imprevedibile, sempre pronta a ricominciare, l'autoritratto dell'ultima grande diva italiana. Finalmente Patti Pravo ha deciso di scrivere la sua autobiografia definitiva, che illumina anche gli angoli più nascosti di una esistenza unica, dall'infanzia fra i canali di Venezia ai viaggi a vela sui mari di tutto il mondo, dall'amore per gli uomini all'amore per la musica, passando per il distacco dalla madre e il ritorno nel suo grembo, rivissuto come in sogno in una piscina di Bel Air. Un talento multiforme, ha cantato in 8 lingue con decine di successi planetari, vendendo ben 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Pensate, la terza artista italiana che ha venduto di più dopo Celentano e Mina. Una personalità capace di attrarre poeti come Ezra Pound, Leo Ferré e Vinicius de Moraes. Artisti come Lucio Fontana, Tano Festa e Mario Schifano. Musicisti come Mick Jagger, Jimi Hendrix e Robert Plant. La sua storia inizia nei favolosi anni 60, che scalpitavano di libertà e anarchia, gli anni del più clamoroso rinnovamento generazionale del secolo scorso. Attraversa il Novecento fino ai giorni nostri e svela il misterioso rapporto tra Patti e Nicoletta, come sapete il vero nome è Nicoletta Strambelli, tra il personaggio e la donna, tra la vita sotto i riflettori e la vita semplicemente. Bellissimo questo libro che io vi straconsiglio. E ancora vi leggo una frase sempre estrapolata da questo libro molto bella, che così recita: ora, dire che già da piccola sapessi cosa mi aspettava sarebbe una bugia. Fino ai 15 anni ero convinta che sarei diventata direttrice d'orchestra, al limite una pianista. Però la musica c'era già, quella c'è stata da subito. Benissimo, e adesso vi dico subito però il titolo del libro che vi ho appena presentato. La cambio io, la vita che, tutta la mia storia. Benissimo, e adesso vi mostro questo bellissimo disco. Una raccolta di grandi successi di Patti Pravo, Questione di cuore, che contiene grandissimi successi come Ragazzo triste se perdo te, La bambola, Pazza idea. Eccolo qua l'album Pazza idea, bellissimo, ve lo faccio vedere. A mio parere la canzone più bella di Patti Pravo, grandissimo successo. Eccolo qua l'album, continuo ad elencarvi i successi di questo album. Tutto al più,
come un Pierrot nel giardino dell'amore, qui e là, pensiero stupendo, il paradiso, ballerina, ballerina, incontro, sentimento, la valigia blu che fra poco ascolteremo ed autostop. Bene, e adesso vi faccio vedere subito questo. Mai una signora. Bellissimo album di Patti Pravo. Grande successo nell'estate del 1974. Mai una signora. Quindi, reduce dal grandissimo successo del 73 di Pazza Idea, nell'estate del 74 Patti Pravo furoreggia con l'album Mai una signora. Bellissimo album. Ve lo faccio rivedere. Eccolo qua. Ed il brano che io vi presenterò oggi è tratto proprio da questo album. Mai una signora, La valigia blu è il singolo bellissimo che io vi presento, che nell'estate del 74 ebbe un grandissimo successo. Il 45 giri conteneva anche Come un Pierrot, altrettanto bella come La valigia blu. Infatti nella rubrica radiofonica di grande successo Dischi Caldi, che presentava tutti i brani di successo della settimana che erano in classifica dal 9° al 16° posto, il presentatore alternava: una settimana mandava La valigia blu, l'altra settimana mandava Come un Pierrot. Entrambi brani fantastici, bellissimi. Vi dico alcune frasi molto belle tratte da La valigia blu. Ecco: ritroverò sorrisi con la mia valigia blu, ed è un trionfo del buon umore, dell'ottimismo, un brano perfetto per quell'estate 74. E ancora un altro brano, sempre tratto da Mai una signora, che partecipò al Festival Bar. Io ve ne voglio parlare. Il brano si intitola Quale signora, molto bello, scritto da Monti e Ullu, bravissimi compositori che hanno composto tutti i brani di questo album. Quindi vi volevo dire Quale signora, il pezzo praticamente che fu censurato addirittura dalla RAI, perché il testo parlava di una donna che prendeva la pillola per non avere figli, e le parole incriminate erano queste: da 2 giorni non la prendo più, non sarò meno vuota, ma più donna, questo sì. Qui Patti esprime efficacemente la situazione di una donna innamorata ma annoiata e senza figli per colpa di un marito egoista e superficiale, e che magari anche la tradisce, chissà. Quindi ritorniamo però adesso a parlare della valigia blu. La valigia blu per 6 settimane rimase in classifica nell'estate del 74, raggiungendo il 20° posto. Quindi io penso che abbiamo detto tutto, o quasi tutto per oggi, di Patti Pravo. Il brano Mai, il brano Quale signora, che io, di cui io vi avevo parlato poco fa, partecipò anche al Festival Bar del 74. Vi faccio rivedere questo bellissimo album, Mai una signora, il retro. Un'altra foto molto bella della divina Patti Pravo, e da questo bellissimo album vi faccio ascoltare La valigia blu. Quindi Marco, se sei pronto, puoi mandare subito questo gran bel pezzo di Patti Pravo, La valigia blu, e noi ci rivediamo. La valigia blu non l'ho certo dimenticata, la porto via con me. La valigia blu per le scale non pesa niente, che giornata sarà. La valigia blu sono in strada e ricomincia la raccolta.
da prendere, ogni giorno ce n'è di più, quanta gente vedo intorno a me, quanti cuori senza più un padrone, e sorrisi no, i sorrisi già da tempo non li trovo più, no, la valigia blu, un bambino si porta un cesto che è grosso come lui, non ci penso più, rubo il pianto che aspetta in gola, lui mi guarda e fa ciao, ma non saprò mai se gli ho tolto la malinconia per sempre. La valigia blu c'è nell'aria, l'odore forte della pioggia che verrà, e c'è un uomo lì che ha bisogno di un po' di sole se non vuole andar via. Rubo qualche nuvola e col sole ho in regalo una collana. Cambio strada, ma già so che io di diverso niente troverò, e continuerò a rubare tristezze solo chi mi lascia, ma certo solo chi mi lascia portarle via. La valigia blu, c'è una donna che sta in silenzio aspettando chi però forse non verrà, rubo tutta la sua paura di non vivere più. Lei mi guarda e poi mi fa un sorriso e finalmente torna a casa sua. La valigia blu e quel bambino mi ha guardato e poi mi ha detto ciao. La valigia blu, quell'uomo lì mi ha regalato una collana. La valigia blu non l'ho certo dimenticata, la porto via con me. Forse riuscirò a ritrovare sorrisi con la mia valigia blu. La valigia blu, 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 ritroverò sorrisi con la mia valigia blu, ritroverò sorrisi con la mia valigia. Eccomi. E allora, è piaciuto il brano La valigia blu? Penso proprio di sì, un brano fantastico, veramente. Continuiamo ancora un po' a parlare di questo album, Mai una signora, prima di passare alla prossima grande artista. Quindi, Mai una signora rimase per ben 25 settimane in classifica. Un grandissimo successo, bellissimo album, nell'estate del 74, raggiungendo il primo posto il 27 luglio del 74. Un LP davvero troppo bello, questo dovevo dirlo chiaramente. E poi vi voglio parlare nuovamente del brano che fu censurato, Quale signora. Ve ne parlo perché voglio accennarvi a qualche altra frase che fece scandalo allora. Come vi avevo già detto, il brano fu censurato dalla RAI, peccato, perché si trattava e si tratta di un bellissimo brano che però purtroppo non è stato pubblicizzato come avrebbe meritato. Le altre parole che hanno fatto scandalo, oltre a quelle che vi ho detto prima, sono: e anche far l'amore oggi insieme a te è un miracolo ogni giorno. E ancora: sporca signora mi hai fatto e non mi va, e non sopporto questa inutilità, nemmeno una volta di più. Benissimo. E adesso vi racconto un aneddoto curioso che è mi è successo riguardo a Patti Pravo. Devo dire che Patti Pravo è una diva, però nel contempo è una persona veramente molto semplice e veramente
da stimare in tutti i sensi, perché devo dire che io faccio spesso commenti, ho commentato spesso essendo appassionato di musica in passato, nelle pagine dedicate a canzoni di cantanti che mi piacciono, fra le quali anche brani di Patti Pravo, chiaramente. E devo dire che è stata l'unica, insieme a Silvana dei Circus 2000, ad essere talmente gentile da rispondermi. Ricordo un paio di anni fa, praticamente feci un commento di apprezzamento nei suoi confronti riguardo a un brano suo che adesso io non ricordo, e lei mi rispose subito con delle parole veramente bellissime, e mi rispose ringraziandomi praticamente per il bel commento che le avevo inviato, e mi invitò pure a seguirla nei suoi concerti, e alla fine addirittura mi disse: e sei anche bello. Però devo confessarvi che allora io avevo postato una fotografia del 2003, quindi di 20 anni prima, e quindi diciamo che ho un po' barato, non so se adesso mi direbbe la stessa cosa. Comunque per me è stato un onore veramente ricevere una risposta di apprezzamento dalla Divina, veramente. E adesso direi che è arrivato il momento di passare alla prossima grande artista di oggi. Come avrete capito, vi parlo di Donatella Rettore, la mitica Donatella Rettore, della quale, se volete, io vi dico che potete trovare anche su questo bellissimo canale un video che io ho dedicato a lei, intitolato Omaggio molto inquietante della Rettore. Vi chiederete: ma perché molto inquietante? Chiaramente questa non è la sede adatta, qui si parla di musica soltanto. Se volete scoprirlo, vedetevi il video, vi dico che è molto interessante. Ma parliamo adesso di Donatella Rettore e di questo bellissimo album, Brivido Divino. Lo giriamo, eccolo qua, Brivido Divino, un album veramente bellissimo. È stato il terzo album di Donatella Rettore, e a partire da questo punto, da questo album, cominciò a farsi chiamare soltanto con il cognome, solo Rettore. L'album è del 79 e fu il primo suo LP a riscuotere un grande successo commerciale dopo gli scarsi risultati commerciali ottenuti dai primi due LP, anche se a mio parere c'erano brani di ottima fattura, di ottima qualità, come ad esempio La Berta, Maria Sole, eccetera. Però non è stata capita, finora non era stata capita purtroppo. La prima edizione originale di questo LP uscì in vinile colorato di rosso, con due tonalità diverse, una più chiara e l'altra più scura, quindi una novità assoluta per i tempi, e da una copertina apribile con taglio trasversale che, opportunamente piegata, lascia vedere il vinile colorato. Le tracce dell'album sono 9. 9 brani, uno più bello dell'altro. E adesso ve li elenco. Brivido, Salvami, una canzone molto inquietante, retro di Splendido Splendente, il suo grande successo. Un pezzo che parla di riti voodoo, fatture e magia nera. E poi Il Mimo, Splendido Splendente, chiaramente, veramente il suo grandissimo primo successo. L'Aquila Nera, la mia più bella canzone d'amore, bellissima, una bellissima canzone d'amore, ve lo posso assicurare. Divino Divina, Brilla. Brilla è un'altra canzone dove si accenna anche alla stregoneria. Infatti c'è una frase che dice: le streghe che ho bruciato
vicino alla palude. Mi ricordo questa frase, un altro brano inquietante. La Rettore ne ha fatte tante di canzoni inquietanti, incentrate sulla magia nera, sul soprannaturale, su fantasmi, vampiri, eccetera. E tutte canzoni bellissime, devo dire, molto belle. Ma continuiamo a parlare di questo album. Dunque, le tracce sono tutte firmate dalla coppia Rego-Rettore. Rego, che è Claudio Rego, è anche il suo compagno di vita, tra l'altro, che ha firmato le musiche. Donatella, invece, tutti i testi. Si tratta della svolta pop rock di Donatella Rettore e ci mostra una cantautrice completamente diversa da quella che era prima. Sicuramente più sicura di sé e trasgressiva, anticonformista, che prende il posto, che ha preso il posto, della garbata cantautrice di protesta quale era stata in precedenza. Nell'estate del 79, splendido, splendente, esplode letteralmente, fa un grandissimo successo. E per la prima volta tratta di un tema tabù per i tempi, come la chirurgia estetica. Il pezzo la consacra nell'Olimpo della musica pop rock italiana, stazionando per ben 27 settimane ai primi posti della Hit Parade. Quindi grandissimo successo, meritatissimo per la Rettore, anche se bisogna dire che prima di questa svolta Donatella Rettore praticamente aveva fatto anche delle belle canzoni, ma i primi due album non vennero capiti. C'erano belle canzoni come La Berta, per esempio, Maria Sole, eccetera. Benissimo, adesso io direi che abbiamo detto tutto, o quasi tutto, della mitica Rettore. E non ci resta che ascoltare il brano. Il brano è tratto da questo album bellissimo e uscì come 45 giri nel 78. Si intitola Eroe e fu la svolta pop rock di Donatella Rettore. Quindi Marco, sei pronto a lanciare questo pezzo fantastico? Eroe, Donatella Rettore. Benvenuta a trovarci, Rettore. Malinconia. Io che volevo scappare via dopo una crisi di follia. Rinnegato, è per troppo sentimento.
Concludiamo la nona puntata con la scelta musicale del nostro carissimo regista Marco. Gloria è un singolo del gruppo musicale britannico Them, pubblicato nel 64, il 6 novembre del 64, per la precisione. Album di provenienza The Angry Young Them. Genere garage rock. Il pezzo è stato scritto dal cantautore irlandese Van Morrison e registrato dalla sua band, i Them, appunto, inizialmente come lato B del 45 giri Baby Please Don't Go. La canzone divenne ben presto un classico del garage rock, entrando a far parte del repertorio di numerosi gruppi grazie alla sua facilità di esecuzione e al memorabile famosissimo ritornello dove vengono scandite le lettere che compongono il titolo Gloria. Gloria è stata inserita da Dave March al posto numero 69 nel suo libro The Art of Rock and Soul, The 1001 Greatest Singles Ever Made, pubblicato nel 1989. Van Morrison ha raccontato di aver composto Gloria mentre si esibiva con i The Monarchs in Germania nell'estate del 63, quando aveva 18 anni. E adesso ascoltiamo Gloria dei Them. Vai Marco, questo brano è il tuo preferito di oggi e quindi io te lo dedico. Gloria Them. You know she comes around. She's about 5 feet four. I'm from her head to the ground. You know she comes around here. I just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is Jean. Alright. Comes walking down my street.
Why'd you come to my house? You knock upon my door. And then you come to my room. That's make me feel alright.